Si è appena votata per la quarta commissione consiliare che riguarda igiene, sanità e assistenza sociale, tutela e ambiente. Fanno parte di questa commissione il consigliere Giacalone, Foderà, Marascia, Pernice, Bommarito, Alestra qui accanto a me e Arena. Una commissione anche questa importante se si parla di sanità in una città come Mazara che riguardo alla sanità appunto pecca. Insomma, quali sono appunto gli atti da portare avanti sotto questo punto di vista? Ma dici bene Piera, questa è una commissione importante che può avere un peso nell'attività amministrativa. Chiaro che le commissioni hanno un ruolo propositivo, il loro lavoro è finalizzato a sostenere un po' l'amministrazione e ritengo che sono tante le iniziative che possiamo portare avanti. Il fatto che in questa commissione ci siamo anche dei consiglieri che abbiamo già una certa esperienza perché siamo alla seconda consigliatura. Conosco molto bene personalmente anche la dottoressa Marascia, quindi ritengo che il lavoro che possiamo svolgere insieme sia importante. Conosco un po' meno le altre due componenti, però ritengo che anche con loro si possa lavorare in sinergia. I temi da affrontare sono tanti e sono molto importanti. Sanità e solidarietà sociale, ma non dobbiamo trascurare anche il problema ambientale, credo che possano essere argomento di grandi discussioni e di grandi proposizioni. Quindi io sono soddisfatta, sono consapevole dell'importanza del lavoro che si dovrà svolgere in questa commissione e fiduciosa che possiamo anche arrivare a dei risultati consistenti. Accanto a me la consigliera Marascia, anche lei fa parte della quarta commissione, una commissione importante, si parla di sanità, per cui un argomento anche un po' pungente per la città di Mazara del Vallo, no? Assolutamente sì, diciamo che questa quarta commissione diventa una grossa responsabilità nei confronti dei cittadini che si aspettano delle risposte concrete da parte dell'amministrazione. Nella quarta commissione voglio ricordare che oltre alla sanità è coinvolto anche l'igiene, l'ambiente e le politiche sociali, quindi soprattutto ci sarà da dare attenzione a tutte e quattro gli argomenti, a tutte e quattro questi giustamente che sono qui per comporre questa commissione, ognuno avrà la sua giusta attenzione, quindi appena sarà possibile penso al più presto ci riuniremo, eleggeremo presidente e vicepresidente e poi inizieremo una programmazione che faccia conto innanzitutto delle scarse risorse, perché purtroppo questo dobbiamo venirne a capo, che siamo in un momento particolare da un punto di vista del proprio reperimento importante per delle risorse e poi vedremo un poco come iniziare a lavorare in maniera sinergica tutti e sette i componenti della commissione, perché penso che sia l'obiettivo di tutti quanti, sia opposizione che maggioranza, portare per chi insomma ci ha votato, non solo le persone che hanno scelto il sindaco Cristaldi, ma anche per chi non l'ha scelto, si aspettano delle risposte positive che sicuramente non possiamo fare attendere e ci saranno interventi importanti soprattutto per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda la sanità, come diceva lei, che c'è un po' di situazione, capire bene come possa funzionare, come possiamo dare delle risposte ai cittadini in sinergia con la politica regionale e nazionale.